grazie ancora e una fantastica serata non solo per i ballerini ma anche per gli artisti che ci ha portato questa sera. Grazie ancora e buon divertimento a tutti. Buon divertimento, questa sera abbiamo... Polifemo è in quel di Fragagnano, provincia di Taranto, per vivere e farvi vivere il settembre fragagnanese. Una serie di eventi che davvero animano la cittadina fragagnanese. Questa sera un evento davvero coinvolgente, primitivo e swing, un abbinamento vincente tra la ricchezza delle nostre produzioni è abbinata al divertimento, allo swing, al ballo, a tante attività artistiche collaterali. Ne parliamo con l'assessore Lucia Traetta, che è assessore alla cultura e agli spettacoli del comune di Fragagnano. Allora, assessore, una manifestazione che davvero sta riscuotendo un grande successo, la gente in piazza, è bello veder ballare, è un modo per stare insieme e anche per fare cultura, perché stiamo riscoprendo quelle tradizioni di ballo, di attività musicali di decenni addietro. È vero, è primitivo, l'iniziativa Primitivo e Swing rientra nelle manifestazioni del settembre fragagnanese. È organizzata dall'Henry Franco col patrocinio dell'amministrazione comunale. È vero, è una serata particolare che ha portato qui tanta gente, gli amanti dello swing, e stasera ci sono tanti ballerini di Lindpop che vengono da tutta la provincia. E ci sono degli insegnanti che al momento insegneranno dei passi a chi vuole partecipare a questo, all'Indie Pop. Ci hanno catapultati negli anni 50 e ci sono i ballerini che sono vestiti pure con gli abiti d'epoca. Poi, per completare la serata e diciamo renderla un po' più frizzante, c'è il vino della offerto dalla cantina sociale di Fragagnano e distribuito dall'Avis, dai volontari dell'Avis di Fragagnano. Questo è importante, l'unione, la sinergia tra associazionismo ed istituzioni. Ecco, è vero, diciamo che la collaborazione tra associazioni e istituzioni dà sempre di questi risultati. Questo di stasera mi sembra un bellissimo risultato. Oh, I like to climb the mountain and reach the highest peak, but it doesn't throw me half as much. E siamo ora con il dottor Giuseppe Fischetti, primo cittadino sindaco di Fragagnano. È il caso di dire, sindaco, un paese in festa. Sì, noi cerchiamo ogni anno, insomma, di organizzare un cartellone estivo abbastanza ricco. La serata di oggi è intitolata Primitivo e Swing, quindi cerchiamo di abbinare il ballo che ricorda un po' gli anni 50 con... Noi non c'eravamo. Non c'eravamo. Fortunatamente siamo giovani alle tradizioni, ai prodotti locali, in questo caso il vino primitivo, per cui devo ringraziare di cuore la cantina sociale di Fragagnano che ci ha offerto appunto il nostro prodotto tipico. Allo stesso tempo abbiamo cercato di coniugare una serata di gioiosità, di divertimento, con una tematica sociale di particolare importanza, e in effetti abbiamo qui la presenza dello stand dell'Avis, per cui i contributi che i cittadini vorranno erogare in favore dell'Avis, avendo come corrispettivo il vino primitivo, verranno appunto destinati per una giustissima causa. Invitiamo ovviamente alla, facciamo una campagna di promozione per la donazione del sangue, non è mai troppo donare. Certo, è una delle problematiche purtroppo più sentite
non solo sul nostro territorio, molto spesso vediamo richieste di donazione anche diffuse a casi proprio di emergenza, magari per gruppi sanguigni rari. Esatto, per cui è sempre bello donare una parte di se stessi pensando che potrà essere utile per salvare la vita del prossimo. Abbiamo parlato del gran cuore dell'Avis, della generosità e della disponibilità dell'Avis che offre un buon bicchiere di vino della cantina di Fragagnano in cambio di un'offerta per l'Avis. È ovviamente simbolica, ma è un gesto molto importante perché parliamo di salvare vite umane. Certo, certo. Questa realtà esiste da circa 2 anni a Fragagnano, è un'associazione molto importante per la nostra comunità. Siamo oramai a quasi 150 donatori a Fragagnano per l'Avis, quindi è una nuova realtà. Niente, ringrazio personalmente l'amministrazione, il sindaco, ringrazio Lorenzo Franco per questa serata, perché appunto questa nostra pubblicità possa giungere nel cuore di tutti coloro che vogliono fare del bene al prossimo. I can give you anything but love, baby. That's the only thing I plant it all, baby. Dream a while, scheme a while, you're sure to find happiness. And I guess all those things you always ask for. Gee, I'd like to see you're looking swell, baby. Diamond bracelets were worth. Beh, stiamo vedendo tanti ballerini cimentarsi in modo egregio e allora ho detto, beh, voglio capire che genere di ballo è. Ho chiesto agli amici e ho scoperto che è il Lindy Hop degli anni 30-40 e ho qui i rappresentanti della scuola di ballo Lindy Hop di Bari del Pentagramma. E allora presentiamoci intanto. Buonasera a tutti, io sono Andrea. Io sono Francesca, ciao a tutti. Intanto, come mai questa passione? Tu quanti anni hai? Ho 33 anni. Alle donne non si chiede. Ma ne ho 30. Benissimo. Però uno dice, no, siamo nel 2019, meno 30, come si fa ad arrivare agli anni 30 e 40? Come è nata questa passione? È una passione innanzitutto per la danza. Poi durante gli anni di studio abbiamo conosciuto io e Francesca il Lindy Hop a Roma. E lì è stato davvero amore a prima vista, è un ballo che ti trascina, il suo mondo fantastico ti dà un'energia pazzesca che è quello che potete vedere stasera, prende gente, ballerini di tutta l'età, di tutti i posti, in Puglia sta iniziando finalmente a crescere il contagio. Il contagio vero e proprio dello swing, perché si balla su musica swing, e io e Francesca siamo davvero onorati di essere stati tra i primi a portarlo in Puglia e a vedere poi questi risultati meravigliosi. Francesca, voi siete gli ambasciatori dell'Indie Hop. Beh, ambasciatori è un parolone, però diciamo ci facciamo portatori a Bari, io e Andrea anche altrove nella Puglia, di questo bellissimo ballo. Siamo al Pentagramma e tra poco ricominciano i corsi, quindi siamo carichi ed entusiasti. Ed è bello davvero vedere tanta gente che non solo si diverte ma fa movimento, anche perché è un ballo che ci si muove e le energie si bruciano parecchie calorie. Beh certo, guardandoci si nota, siamo belli sudati. Sì, ci si... Me lo consigliate allora? Beh, lo consigliamo a tutti. Un po' di chili da...
Lo consigliamo a tutti per divertirsi, per conoscere nuova gente, per imparare una cosa nuova. L'indie hop è un ballo adatto e adatto a tutti soprattutto. Il segreto della modernità dell'indie hop? Bellissima domanda. Lo stare insieme, perché è un qualcosa che purtroppo in questi anni stiamo perdendo, soprattutto con le nuove tecnologie. Sempre questo smartphone davanti. L'indie hop invece comincia di nuovo a riunire la gente, a far sì che si possa parlare di persona, guardarsi negli occhi e sorridere mentre si balla, che è un'abitudine davvero ormai persa. Entrare anche in contatto con le persone, perché siamo abituati a parlare con le persone tramite uno schermo. Il segreto del successo invece è questo. Si balla a contatto con persone che non si conoscono e la pista è il momento giusto per incontrare nuove persone. Si suona e si balla, c'è il body painting e allora ascoltiamo Rocco Castronuovo di Taranto e allora ti vediamo intento in questa operazione. Cosa stai facendo? Creiamo un quadro vivente. Cerchiamo, uno è già stato creato ed è lui e adesso creiamo la sua dama per forza. Con una molteplicità di colori. Eh sì, cerchiamo di ricreare un po' l'effetto anni 50 e quindi in maniera artistica, dai. Com'è nata questa passione che evidentemente è sfociata in attività? È nata per caso, io già dipingo da quando ero piccolo, poi questa attività di body painting è nata un po' per divertimento e adesso giro un po' di eventi e quindi ci divertiamo insieme. Beh, vi stiamo vedendo scatenati in pista, anzi in piazza. Com'è nata questa passione per lo swing? È nata casualmente, abbiamo visto la locandina l'anno scorso, siamo andati ai corsi e adesso ne siamo innamorati. Siete stati contagiati? Contagiati in tutto e per tutto. E vediamo un altro protagonista con tanto di cappello. Com'è nata questa passione? Ballando. Da quanto tempo? 5 anni. Ho sempre ballato nella mia vita, da 4 anni frequento i corsi di l'indie hop, da 1 anno insegno a Conversano e a Sant'Eramo. E ormai girate la Puglia? Sempre. Ieri ballavamo pure a Taranto. Alla prossima. Sentiamo anche le donne. E allora, questa passione vi prende davvero? Certo, è una passione, una bella passione. Cosa si prova? Beh, sicuramente il ballo per me è libertà. Sicuramente libertà. Libertà e creatività e fantasia. Certo. E ci si scarica dei problemi quotidiani. Quella è la prima cosa. Libera, libera. Allora, nel mondo dello swing, chi fa il compleanno deve ballare con tutti dal centro e tutti ballano con lei o lui. Raffaella.
Un altro ballerino in perfetta tenuta, anni 30-40, si notino anche le scarpe. Una passione grande per il ballo. Sì, una passione per lo swing, per il lindy hop. Da quanto tempo? È il primo anno che balliamo lindy hop a Taranto. Evidentemente vi ha preso proprio. Sì, sì, è una bella passione perché ci porta sempre il sorriso. Siamo sempre felici. La gioia di vivere. Certo, sicuramente, sicuramente. Grazie. Buon ballo. Grazie. In un momento di pausa, eppure nonostante ciò saltellava a ritmo di swing, ma notavo davvero una passione coinvolgente. Nel 2016 stiamo rivivendo un genere degli anni 30-40, ma è più che mai attuale. Beh, è tornato proprio di moda, è diventata una cosa... Corsi e ricorsi storici. Eh sì. Secondo me questo è il ballo adesso del futuro. In tutte le nazioni europee ormai lo ballano tutti, in Italia sta cominciando adesso. Pensate che l'anno scorso non c'era una comunità a Taranto, quest'anno ce l'abbiamo, abbiamo dei ballerini e quindi piano piano si sta ingrandendo. Questa seconda edizione è, davvero posso dire che ha avuto successo, speriamo che la terza sia ancora meglio. Evviva Primitivo e Swing, evviva Larry Franco, l'anima di questa iniziativa. Grazie, grazie a voi per averci dato lo spazio. They are laughing terribly in the glitter of the night. Asleep well in my bed, so soft and smooth. And I heard the birds twitter. I'll wake up, I begin to smile. And also all my dreams come true when you hear me, darling. The other girls on the pond argument. Una manifestazione così riuscita ha bisogno certamente del supporto di tutti, in particolar modo dei volontari della Protezione Civile. E qui ho al mio fianco i delfini ionici di Lizzano, una attività appunto di controllo affinché ovviamente ci sia ordine e affinché una serata così piacevole non abbia così qualche episodio non certo augurabile. Fila tutto alla perfezione ed è bello vedere che tanti volontari svolgono questa attività con il cuore. E ho al mio fianco Angelo Palazzo, che è appunto il presidente. Allora, come stanno andando le cose e quali sono così i motivi, le ragioni profonde che vi animano e vi spingono a offrire questo servizio? Allora, buonasera a tutti, voglio precisare che il servizio è andato bene, visto l'affluenza che c'era stata prima della gente, è una manifestazione bellissima questa, è il secondo anno che siamo presenti qui. Voglio precisare una cosa sul discorso Protezione Civile. Oggi sì, è vero, noi siamo parte di Protezione Civile, però oggi siamo qui come volontari, perché la Protezione Civile nelle pubbliche manifestazioni non può intervenire. Perciò noi, per essere all'avanguardia, per essere operativi in queste manifestazioni, abbiamo fatto dei corsi di self-security per poter fare, sì, come volontario,
questo tipo di manifestazione. Bisogna chiaramente essere qualificati, avere i titoli in regola e voi ce li avete. Sì, noi abbiamo fatto questo corso di self-security per essere all'avanguardia, per essere presenti in queste manifestazioni. Solo il personale qualificato può fare questo tipo di servizio in queste manifestazioni pubbliche. Ovviamente noi abbiamo qui anche gli addetti antincendio che servono per questa manifestazione, e abbiamo anche il supporto sanitario. Oggi siamo presenti sia con volontari che formati con self-security, sia quello sanitario sia quello antincendio.